Ho appena ricevuto l'invito da Andres Pro, che per chi non lo conoscesse è un mio fan sfegatato ed è un bimbo di 8 anni. Ciao Kazu, ho trovato call. Call vuol dire chiamate in inglese, ma mi sa che intende Carly, infatti ce l'ha zero coppe. Il broker nuovo! Sì, come no? Ah, il brawler! E attenzione, Andres ha una domanda e ovviamente mi chiama sempre Kazu con la C, ma ormai ci ho fatto l'abitudine, guarda. Sì, quanti brawler? Ottimo, si possono trovare se shopperei, ma come sta scrivendo? 2 euro? E beh, con 2 euro trovi a stento qualche power up, cioè con 2 euro credo che mezza cassetta ti puoi aprire. A 20 euro, qui già si fa più interessante. Beh, onestamente non lo so, è tutto molto casuale, cioè si basa molto sulla fortuna, ma mi hai fatto venire la curiosità. Sì, tu sei fortunato. Controlla Instagram che ti invio l'amicizia su un altro account. Ok, un attimo che orendo, credo intendesse prendo il telefono di mio papà. Lui c'ha il papa in casa. Non ho Insta, qui lo ho sul suo. Geroglifici? Vabbè, lasciamo perdere come non detto. Fermi tutti, fermi tutti. Ho appena aperto un mio account secondario completamente a caso e ho trovato anche il Brawler Buzz in una cassa gratuita a caso. Vabbè, nel dubbio inserisco il codice caso in questo mio account secondario. Ed eccole qui ben 360 gemme shoppate con il codice caso. Intanto il bimbo di 8 anni Andres ci ha accettato l'amicizia ed è anche online. Ok, sono... Ma come invito rifiutato? Andre, accetta per favore, sono io. Ti ho appena mandato il link d'amicizia su Instagram. Ma che sta facendo? Ma perché mi rifiuta? Ok, accettato. Oh, ecco. Ma come chi sei? Ma che cosa fa? Ma cosa fai? È appena uscito! Andre, sono Kazu, perché ovviamente su questo account mi chiamo GGG, che è tipo un account secondario. Hai cambiato nome? No, è un mio account secondario con pochi brawler. Infatti di qua ho solamente 5 brawler compresa Shelly, in modo che possiamo capire effettivamente quanti brawler posso trovare. Partiamo con il Brawl Pass e le 10 sogni e 249 gemme. E la scelta migliore che si vuole fare se vuoi shoppare le gemme, perché puoi aprire un botto di casse grazie al Brawl Pass. Ah, scusa. Comunque, ho shoppato i 20 euro e ovviamente la cosa più conveniente da fare è shoppare Brawl Pass più 10 soglie. Quindi andiamo subitissimo a sbloccare anche una skin unica, Principessa Shelly. Peccato che questa qui è di Shelly. Se fosse stato un altro brawler come nelle altre stagioni, magari potevamo sbloccare anche quello specifico brawler, quindi ancora più conveniente. Cassetta brawler, vediamo se trovo qualcosa. Niente. Ah, ok. Cosa hai trovato in queste soglie? Beh, per ora ancora niente. Però continuiamo ad aprire. Magari questa mega cassa ci può dare una bella. Eccolo qui. Schippetto luccicoso. 3, 2, 1 e subito sblocchiamo Carletto. Ottimo. Ho sbloccato anche io Cal. Perché lui lo chiama così. Sì. Ora ho 111 gemme. Però la cosa conveniente del Brawl Pass è che posso andare a riscattare altre gemme. Quindi effettivamente ho speso di meno. Ok, posso riscattare solamente 10 gemme. Quindi ne abbiamo 121. Si va avanti con un'altra cassetta che non ci fa trovare assolutamente niente. Intanto voi, se non l'avete ancora fatto, cliccate il tasto iscriviti, che siamo quasi a 1 milione di iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi prima di raggiungere il 1 milione di iscritti. Dai così, dai così. Altra cassetta. Per favore, speriamo che sto bimbo di 8 anni ci possa portare un po' di fortuna, ma non è che ci stia andando benissimo. C'è da dire che però ho appena sbloccato un brawler. Abbiamo un altro schippetto luccicoso. E dai Andre, Andre, facci trovare il brawler leggendario se ci senti. Niente, vabbè, ci possiamo accontentare del brawler raro rosa. Ma hai shoppato 50 euro? Ah no, scusa, ho controllato le gemme e credevo che dava meno 20 euro. Non ci ho capito niente. La grammatica si è andata a fare un giro. Comunque ho sbloccato rosa. Bella! Tu ce l'hai? Ma come no? Cioè, non ha sbloccato neanche rosa. Ma stiamo scherzando, vabbè. Andiamo avanti con un'altra cassetta. Scrivi qui sotto nei commenti se tu rosa l'hai sbloccata. Ma credo di sì, dai, è un brawler raro, che ci vuole a sbloccarlo?
prossima cassetta enorme. E beh, così, vai così, niente. E ci è rimasta anche una mega cassa, ma in più abbiamo pacchetti di azioni, sblocchiamo un botto di pin, tantissime monete. E volendo posso andare a shoppare anche un'altra soglia del pass, è comunque abbastanza conveniente, 30 gemme, ricevi la cassetta enorme che di base costa 30 gemme più le 50 monete. Vediamo se questa cassetta enorme... No, è stata sfortunatissima. Andre, ho solo 91 gemme e ho trovato solo due brawler. Vabbè, lui piange, si sta disperando. Cosa mi conviene fare ora? Cioè, come posso spendere al meglio queste 91 gemme? Perché obiettivamente prendere un'altra soglia qui nel Brawl Pass non conviene. 30 gemme e ricevo praticamente solo una cassetta. E ovviamente lui ci scrive shop una mega cassa. Cioè, ma sembrava scontato. Allora, il codice Kazu c'è. Perfetto, mi raccomando, inseritelo prima di shoppare qualsiasi cosa, di ricaricare le gemme. Vediamo in questa cassa. Andre, portami fortuna, Ma dai, non mi ha fatto trovare niente. Ah, a proposito, il fortunato di oggi che si becca la mia amicizia è Jux. Grazie mille per aver inserito il codice Kazu. Mi raccomando, inserite il codice KZU. Non ho trovato niente, dai, che sfiga. E sono rimasto con 11 gemme. Ovviamente lui scrive uffa. Però fermi tutti, perché di qua abbiamo l'ultimissima mega cassa. Mi raccomando, Andre, portami fortuna. Forza Kazu, forza forza. Forza SN con te, forza non mollare. Ma che cos'è? Brawl Stars, ti prego, fai trovare il Beoker a Kazu. Ma è un rito questo? Sì, vabbè, cos'è un rito? Guarda, non ci pensiamo, andiamo di qua. Mega cassa, 3, 2, 1. Su Andre, portami fortuna, portami fortuna. Allora abbiamo 5 skip e 233 monete. Andiamo avanti, io non ne ho la più pallida idea se posso trovare un brawler. Andre, portami forzuto. Sì. Mamma mia, ma che sfiga, oh. Dai, ma porti troppa sfortuna. Ho trovato solo due brawler. Scusami, o tifati o erte. Ma dai, sto scherzando, mica è colpa tua. Vuoi giocare in 1v1? Sono più forte io. Hai meno coppe di me. Vabbè, sono su un account secondario, è ovvio. Cioè, questo qui c'ha zero coppe. E lui scrive, non è vero. Ok, ho rifatto l'accesso sul mio account principale, perché purtroppo lì dovevo essere almeno livello 3 per giocare gli amichevoli. Sì. Oh mio Dio, ma è diventato molto... cavolo, si è spostato. Oh, però devo essere sincero, è migliorato tantissimo. E poi tra l'altro Frank è anche molto lento ad attaccare. Lui sta giocando con Pam che ha tanta vita, però almeno si sa destreggiare per bene ora. Vieni qui, Andreuccio. Andreuccio, vieni qui. Guardalo, guardalo, perfetto. Dai che lo killiamo, dai che lo killiamo, dai che lo killiamo. Ma cosa succede se perdiamo la partita apposta? Non lo so, non lo so. Magari posso far finta che sbaglio il gol. Prova a fare in questo modo. Faccio finta che mi arrabbio. Quindi lui crede che abbia sbagliato. E magari lo faccio vincere di proposito. Io sono curioso della sua reazione. Vai, killami. Sbaglio anche la super. Ok, ci ha killati. Quindi tecnicamente ora dovrebbe riuscire a segnare. Sono respawnato. Ma cosa ha fatto? Aspetta, sbaglio il tiro di proposito. Ok, ha segnato. Fermi tutti che adesso sicuramente Andre si inizierà a fomentare tantissimo. Però guarda, si è fermato perché secondo me stai insultando. E beh, Andre, te lo meriti. Adesso segno io. Ok, siamo sull'1-1. Ma non vi preoccupate che lo farò vincere di proposito. Andre? Andre, cosa succede? Ah, ok, ha ripreso, perfetto. Attacchiamo, facciamo finta che voglio killarlo. Clicco anche sul gadget. Vai, tira. Che cosa ha fatto? Come ha sbagliato quel gol? Ok, si è portato a casa la partita. No, cavolo. E lui ovviamente, sì, ti ho battuto, perché è la prima volta, mi sa, che mi riesce a battere. E ovviamente ha fatto lo screen, non ci credo. Sei migliorato tanto, ma sono comunque più forte di te. Non è vero, io sono più forte, dai. Va bene, Andre, come vuoi tu. Io mi sento che in questa mega cassa riuscirò a trovare un brawler. Mi sa che i raddoppiaggettori ora sono un nuovo brawler, eh. Ah, e se vuoi la mia amicizia, mi raccomando, inserisci il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars. Ciao!